Buongiorno a tutti, eccoci. Ciao a tutti. Ciao. Sono qui con Riccardo e Mauro. A novembre abbiamo compiuto 10 anni, 10 anni dell'associazione, e pensando, parlando così tra amici, a una cena, tra una birra e una pizza, abbiamo pensato un modo di festeggiare questo traguardo che abbiamo raggiunto. Era già anni che provavamo percorsi. L'idea era quella di collegare il parco dell'Aveto al parco di Portofino, su un percorso prevalentemente in fuoristrada, divertente alla portata di un biker esperto ovviamente, e paesaggi fantastici. E dopo mille prove in questi anni, salita a spingere la bicicletta, discese impervie, di tutte e di più, abbiamo raggiunto oggi un percorso che secondo noi è il percorso perfetto per raggiungere point to point le due località. Il percorso è un percorso di 85 km e la maggior parte del percorso, o quasi la totalità, è su sterrato. Il dislivello che si fa in positivo è di 2800 metri e quindi prevalentemente è tracciato in discesa, con però anche delle salite da compiere per poter poi accedere alla discesa successiva, ed è quindi un tracciato misto, diciamo, su vari fondi, perché passiamo da sottobosco a nelle fagete fino alla macchia mediterranea. Esatto, anche perché arriveremo al mare. Arrivando al mare, quindi si incontra di tutto e di più nel lungo percorso, passando per direi i posti più spettacolari che abbiamo qua in zona. Il tempo di percorrenza è di circa 10 ore, considerato le soste per innanzitutto mangiare, che è una cosa importante, è una cosa molto importante, e per calcolare anche una ricarica, diciamo, della batteria nel caso che una compia il giro con la bicicletta elettrica, perché comunque abbiamo notato che anche con delle batterie di grande capacità, utilizzando la bicicletta nella modalità, diciamo, più economica, un'oretta di carica fa comodo. Consigliamo caldamente una bicicletta full suspension, ben ammortizzata, sia elettrica che se uno è, diciamo, preparato fisicamente, muscolare. Consigliamo di portarci innanzitutto caricabatterie dietro nel caso di una bicicletta elettrica, di essere adeguatamente preparati a livello di bicicletta, nel senso magari dei copertoni anche a doppio spessore, perché appunto si può incontrare di tutto lungo il percorso, e di essere preparati fisicamente per affrontare un'esperienza del genere. Ognuno deve essere consapevole della propria preparazione fisica, come diceva Riccardo, ma anche della competenza, proprio del sapere utilizzare bene la mountain bike, perché si passa proprio in scenari totalmente diversi. Il tracciato in buona parte corre lungo i crinali, quindi siamo sempre su sentieri abbastanza esposti. Chiaramente non tutto in sicurezza, nel senso non è che vi portiamo sui burroni, non è il caso. E ci saranno dei tratti in asfalto che proprio sono stati studiati per riposare, riprendere anche un po' di energia per poi affrontare le varie discese. Cosa deve avere ogni biker dietro? È tutto quello che gli serve, quello che è abituato ad avere quando va in bicicletta se fa una diciamo un'escursione impegnativa, quindi dal multitool, aria compressa, camere d'aria. In base al tipo di bicicletta uno può avere anche una pompetta degli ammortizzatori, questi qui sono tutto cose necessario, quello che serve, esatto, lo zainetto. E cosa molto molto importante è l'abbigliamento tecnico adeguato. Noi partiremo al mattino presto da Santo Stefano d'Aveto, raggiungeremo i 1600 metri di quota per poi scendere fino al mare, quindi è possibile che sia necessario avere una bella giacca, sì, tecnica, abbigliamento, pioggia, perché anche il meteo può variare durante la giornata, esatto. Magari fare anche due gocce. Quindi. Chiaramente anche l'alimentazione. Noi pensiamo al pranzo a metà percorso, dove potete caricare le bici e rinfrescarvi. Però dietro dovete avere delle barrette, l'acqua, sali minerali, certo, tutto ciò che vi serve. Certo. Ma ovviamente sarà una delle guide che vi accompagnerà lungo tutto il percorso, saranno svariate a seconda poi del numero di partecipanti. Sabato 13 maggio, organizzare probabilmente in due orari durante la giornata le risalite da Rapallo sino a Santo Stefano d'Aveto, quindi con un mezzo che potrà portare voi e le vostre biciclette e l'eventuale bagaglio per passare la notte e il necessario per il giorno successivo. Questo va organizzato ovviamente con delle navette, con il carrello per portare le biciclette, e una volta raggiunta Santo Stefano d'Aveto ci sarà già ovviamente l'hotel dove prenotare durante la notte, la cena organizzata, e già il sabato pomeriggio, per chi vorrà, in piazza del Castello a Santo Stefano d'Aveto ci saranno alcuni stand a zero per provare anche delle bici, per farsi un giro e via dicendo. La mattina, sveglia presto, colazione in hotel, 7:30 appuntamento in piazza Livellara, proprio la piazza del Castello di Santo Stefano d'Aveto. Da lì, incontro, si ci raggruppa, si dividerà un po' in vari gruppi,
alle 8 partenza. Alle 8 inderogabile, perché ovviamente essendo un giro lungo, come diceva Riccardo prima, abbiamo considerato circa 10 ore con quello sosta e tutto, di conseguenza non possiamo avere ritardo. Quindi partenza alle 8 di mattina. All'incirca metà percorso ci sarà questa pausa di un'ora, in cui si potrà pranzare, dare una carica di un'ora a batteria, magari per prendere il 30% di batteria, che è quello che ci consente di arrivare tranquillamente poi al raggiungimento della meta sul mare. Quindi seguire le guide, perché comunque ci sarà molto importante, perché comunque si è in un percorso vasto, quindi assolutamente seguire le guide, stare in gruppo. Ci sarà comunque una navetta di supporto che nei punti dove incroceremo l'asfalto, in caso di necessità, comunque abbiamo anche questo supporto. La navetta servirà per trasportare i bagagli in eccesso, che per chi ha passato la notte, e riportarli al punto di arrivo, così uno parte dal punto di arrivo il sabato e ritorna al punto di arrivo e non ha nessun mezzo poi da dover andare a riprendere. La navetta potrà portare anche i vostri caricabatterie per chi ha delle bike, e li lasceremo noi nel punto di ricarica del pranzo e a fine ricarica li potremo ricaricare sulla navetta. Poi niente che dire, tutto ciò è stato studiato per darvi la possibilità solo di divertirvi, quindi non pensare tutta la parte logistica. Quindi si parte da Santo Stefano? Da Santo Stefano d'Aveto e si arriva a Santa Margherita Ligure, passando per tutta la parte che dà. Ovviamente dal parco dell'Aveto al parco di Portofino, perché tutto è per collegare i parchi Ligure, quindi molto bello. Allora, la parte iscrizioni l'abbiamo pensata su tre modalità, quindi una modalità all inclusive che si chiama Gold, in cui è incluso tutto, è inclusa la risalita del sabato con la navetta, è inclusa la cena, il prenotamento, la colazione, l'iscrizione all'evento e il pranzo del giorno dopo. E il trasporto bagagli. E il trasporto bagagli ovviamente con la navetta e tutto che fa parte dell'evento. La modalità intermedia, sì, per chi magari ha già un posto dove dormire su qua, a casa o ha un posto dove stare per conto proprio. E in quel caso lì non è inclusa la cena e il prenotamento, è inclusa la navetta per la risalita del sabato a Santo Stefano d'Aveto e l'iscrizione all'evento, il pranzo e la navetta per riportare i bagagli indietro. Un pacchetto base per chi invece preferisce partecipare solo ed esclusivamente all'evento, quindi si organizza per conto proprio tutti i trasferimenti e via dicendo, ovvero solo l'iscrizione all'evento della domenica, ovviamente incluso il pranzo, perché il pranzo comunque sia obbligatorio, perché per arrivare a fine giro in qualche modo bisogna rifornirsi. Quindi sul sito portofinobike.com troverete tutti i dettagli dell'evento, quello che ci siamo detti oggi, le modalità di iscrizione, fare l'iscrizione direttamente sul sito per riservare un posto in questa traversata incredibile. Vi aspettiamo il 14 maggio a Santo Stefano d'Aveto. A presto, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao.